Siamo con Mister Pinto. Allora Mister, 6-2, partita però difficile, rognosa. Molto difficile, il risultato 6-2 per carità, sembra una partita facile. Facile non lo è stata. La partita che temevo molto, perché la prima partita dopo la sosta, dopo le feste natalizie, è sempre un'incognita e loro erano la peggior squadra che ci potesse capitare, perché sono una squadra molto fisica, ce ne eravamo accorti qua in Coppa Italia, però vabbè, è andata bene. Senti, risultato che alla fine, come giustamente sottolineavi tu, sembra dipingere una partita in discesa, però ci sono state tante note positive, primo fra tutti proprio il fatto che rientrando dalle feste natalizie e tutto, la squadra è partita subito bene, subito in partita. Sì, subito in partita, siamo partiti bene, siccome non abbiamo fatto una buona partita, però bisogna anche dare merito agli avversari. Però vabbè, iniziamo, ci prendiamo questi e tre punti, esatto. Poi adesso verrà, però sì, comunque dobbiamo migliorare su certi aspetti, però è normale, venivamo, alcuni sono allenati solo questa settimana, hanno fatto due allenamenti perché sono tornati a casa, quindi un po' era scontato. Certo, un periodo particolare ovviamente. Senti, invece parliamo della partita di sabato prossimo, si ritorna in Coppa Italia contro il Sant'Agata qui al Paladiamante, fortunatamente perché fortunatamente giochiamo in casa, una eliminazione diretta, puntiamo a passare il turno chiaramente, perché oramai la Coppa Italia è un obiettivo a cui teniamo tantissimo. Sarà difficile perché comunque loro hanno un giocatore, Salerno, molto forte, è passato in A1 e si sono rinforzati per due o tre giocatori nuovi, quindi una squadra rognosa. Senti, rimanendo a questa partita però c'è stata l'unico neo, diciamo, forse può essere l'espulsione di Offidani, espulsione che onestamente dalla tribuna è sembrata molto molto affrettata, però al di là della decisione arbitrale, un'assenza che peserà ovviamente. Peserà perché abbiamo quindi Offidani espulso e Mazzariol che era diffidato, ha preso la missione della squalifica, ci sarà spazio per gli altri, quelli che hanno giocato meno. Grazie mister. Grazie a voi, buona serata.